A voi tutti ben trovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Nova Televisione. Apriamo il nostro telegiornale occupandoci dei lavori pubblici ad Oristano. In via Aristano e via Arborè è partita la riorganizzazione dell'area che ospita il mercatino rionale. Vediamo. In via Aristano e in via Arborea ad Oristano questa mattina nessuna bancarella. Lavori in corso per dare un nuovo look all'area che ospita il mercatino rionale. Gli operai si concentreranno prevalentemente sulla sistemazione dell'aiuola centrale, a ridosso della quale si dovranno sistemare gli operatori. 70, secondo quanto stabilito dall'ordinanza del Consiglio Comunale approvata a luglio del 2014. 25 destinate al settore alimentare, 45 per il settore non alimentare e fioristico. Gli stand avranno due tipologie diverse, 6 metri per 6 e 6 metri per 8. Secondo quanto stabilito dall'Assemblea Civica, il mercatino si estenderà su via Aristano e via Arborea con baricentro sulla via Amsicora. Vengono quindi accolte le richieste di numerosi ambulanti che chiedevano una diversa articolazione degli spazi di vendita. Sono confermate le due giornate del martedì e del venerdì. Obiettivo del Comune è salvaguardare ed incentivare la realtà storica del mercatino di Via Aristana, anche alla luce delle profonde modifiche del panorama commerciale, sempre più favorevole alla grande distribuzione e sempre più ostile alle piccole realtà. La cronaca ci porta a Siamaggiore, dove un giovane violento è stato allontanato dalla famiglia. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Oristano è stata eseguita dalla squadra mobile della Questura. Il ragazzo in più occasioni aveva minacciato verbalmente e fisicamente i familiari, creando un clima di terrore tra le mura domestiche, costringendo più volte i conviventi a barricarsi in una camera o a scappare da vicini di casa e parenti per chiedere aiuto. Già in passato il Tribunale per i minorenni di Cagliari aveva disposto per il giovane l'inserimento in una struttura di accoglienza. Il giovane però, rientrato presso l'abitazione familiare, aveva ripreso i soliti comportamenti violenti, da qui l'allontanamento. Abbassare le tariffe dei tributi minori, in primis la tassa sulle insegne, per dare una mano ai commercianti. In questo modo il Comune di Nuoro intende aiutare un comparto da tempo in difficoltà. Sentiamo Gianfranco Loci. Se si parla di tributi, il Comune ha in mente delle revisioni, è così? Esatto, come maggioranza e come amministrazione stiamo operando una valutazione su tutti i regolamenti, soprattutto sui tributi minori, che sono quelli che gravano sui commercianti e sulle attività produttive. Stiamo cercando, per quanto possibile, con le finanze comunali, di cercare di abbassare le tariffe il più possibile per aiutare queste attività. Inoltre, insieme al lavoro della Commissione Bilancio presieduta da Claudia Chiamarda, vogliamo entrare nel merito delle regole in modo da garantire un'imposizione più equa e più bassa per tutti. Un occhio di riguardo soprattutto per i commercianti. Se parliamo di tassa sulle insegne, cosa ci può dire? Stiamo studiando le modalità per rivedere sia le regole che le tariffe. Sappiamo che l'attuale imposizione ha comportato una riduzione delle insegne e dei messaggi pubblicitari. Noi vogliamo dare una mano al commercio abbassando questa imposizione e permettendo a tutti di aumentare il proprio volume pubblicitario. Dovendo stilare una scaletta, quali le priorità dell'amministrazione comunale? Innanzitutto migliorare l'organizzazione e abbassare così la spesa, liberando risorse. Stiamo facendo un lavoro di pulizia del bilancio e cercheremo nel più breve tempo possibile di dare una risposta concreta ed efficace a tutti i cittadini. Ai commercianti cosa si sente di dire? Ai commercianti che siamo vicini, che stiamo cercando tutte le soluzioni per venire al loro incontro. È un periodo difficile, cercheremo sia di semplificare rimanendo nell'ambito della legalità, sia di cercare di venire incontro con servizi migliori. Tutto pronto nel quartiere di Sant'Efisio d'Oristano per Sasartille Ganna, 1500 i cavallini realizzati per i tanti bambini che anche quest'anno sicuramente affolleranno su Brugo. Allora vediamo come nasce un cavallino. Le canne poi giustamente le dobbiamo pulire per poterle preparare. Dunque abbiamo questo arnese qui, si chiama pulitore in italiano, perché in sardo sarebbe un pochettino bruttina la cosa. Lo tagliamo a misura del bambino, pressappoco, non è che siano tutti uguali come grandezza, dunque. Ecco qua, questo qui è il pezzo di canna che usiamo per fare la testa del cavallino. Le orecchie.
Questa qui è la testa del cavallino, c'è da ripigliare un pochettino. Poi si prende di nuovo il corpo, che sarebbe il cavallino, e allora si fa l'incastro per poter infilare la testa. Adesso qua dovremmo fare dei fori col trapano per inserire il chiodo, per non far uscire la testa. Poi va messo in sottogola per non far muovere la testa. Ecco qua, il cavallino, se vogliamo, è quasi pronto, solo che adesso ci sono da mettere le briglie e fargli la bardatura. E questo è il cavallino che diamo ai bambini per la sartiglietta di canna, per potersi divertire. Appuntamento allora a domenica? Allora, appuntamento domenica 31 alle ore 14. Aspettiamo tutti i bambini di Oristano. La sartiglia vista attraverso l'obiettivo del fotografo Salvatore Fa è stata inaugurata questa mattina nel punto Enel di Via Tirso ad Oristano e noi ve ne mostriamo un'anteprima. Lasciamo la Sartiglia e ci spostiamo a Sindia, dove l'amministrazione comunale in tema di opere pubbliche ha in mente parecchie novità. Ci racconta quali Pier Gavino Vacca. Mentre sono in via di completamento una serie di opere pubbliche, tra cui l'intero rifacimento di Piazza Mercato, realizzata col bando Civis, l'amministrazione comunale di Sindia ha in animo un'altra serie di lavori. Il primo interesserà l'attuale edificio scolastico che ospita le scuole materne, elementari e medie. I primi lavori interesseranno una totale messa in sicurezza che partirà naturalmente da una revisione degli impianti. Verrà realizzata tra l'altro anche una sala polifunzionale. Verrà istituita anche una sezione primavera riservata ai bambini dai 2 anni in su, fino all'età della scuola materna. Così tutte le fasi della formazione scolastica saranno portate a termine in un unico edificio. Nella stessa verrà istituito un progetto linguistico chiamato Cambridge, che riguarderà l'insegnamento dell'inglese. Con fondi derivati dall'accordo di programma Tossilo, verrà restaurata la vecchia scuola media, che diventerà un centro di aggregazione sociale riservato agli anziani. Sempre nel campo del restauro di edifici pubblici, un ripristino del look sarà riservato all'edificio comunale, che mostra palesi segni di degrado. All'interno si baderà ad abbattere le barriere architettoniche, soprattutto con la dotazione dell'ascensore per raggiungere i piani superiori. Ancora con gli edifici pubblici verrà restaurata la vecchia stazione delle complementari, che poi verrà concessa alla Proloco.
Prima di salutarci vi segnalo qualche appuntamento. Domani al centro civico di Santa Giusta presso la Casa Comunale ha inizio l'attività 2016 dell'associazione con i pomeriggi del Romanico. Alle 18 la dottoressa Nicoletta Usai dell'Università di Cagliari terrà una conferenza sul tema le chiese bizantine della Sardegna. La conferenza è aperta alla partecipazione di tutti i cittadini. A Oristano invece domani prende il via il carnevale tra musica, balli, tradizioni e prodotti tipici del territorio. Dalle 18.30 in piazzetta Corrias a Balli Sardi in compagnia di Davide Chessa e il gruppo dei Mamuzzones di San Mugheo. Domenica, sempre a partire dalle 18.30, continuano i Balli Sardi con Vanni Masala e Andrea Pisu. In entrambe serate saranno presenti i tamburini e trombettieri della Sartiglia e gli stand con i prodotti enogastronomici del territorio. L'iniziativa è organizzata dall'assessorato al turismo del Comune di Oristano, dalla Fondazione Sartiglia e dalla Proloco. Con questo è davvero tutto, vi ringrazio per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni.